Ciao, sono Luca Gianquitto, autore di eBlues Genetics, il primo ed unico corso italiano che ti insegna come imparare a suonare blues in solo guitar style. Prima di continuare, ti invito a mettere mi piace, ad iscriverti al canale e a cliccare sulla campanellina, in questo modo non ti perderai i prossimi video. Oggi volevo suonare e farti vedere un turnaround che possiamo applicare in una forma di 12 misure blues. Si tratta di una piccola cellula melodica che viene posta alla fine di ogni giro blues e che molto probabilmente, anzi direi certamente, già conoscerai. Suona così. Vedi? Questa sicuramente già l'avrai ascoltata, ma adesso vorrei andare a approfondire un po' lungo la tastiera. Vedi, questa in tonalità di Mi blues, quindi vedi, siamo partiti dalla seconda corda suonata a vuoto, dopodiché ho suonato la prima corda verso l'alto, dopodiché sono andato nuovamente sulla seconda corda a vuoto. Vedi, questa prima terzina giù, su, giù, alternando seconda e prima corda. Dopodiché sono nuovamente dall'inizio, giù, su, giù. Vado a posizionare il mio terzo dito al terzo tasto della terza corda e eseguo lo stesso. Giù, ma questa volta a partire sulla terza corda. Su, un'altra volta con il nostro pedale, quindi la prima corda, e un'altra volta giù sulla nota di Si bemolle, quindi la terza corda. Quindi ho suonato il primo movimento con giù, su, giù. Quindi vedi, adesso ti sto bloccando le corde per avere semplicemente la nostra attenzione sulla nostra mano destra o se sei mancino sulla tua mano sinistra. Quindi giù, su, giù con le corde 2, 1, 2, giù, su, giù. Dopodiché andiamo a posizionare il nostro terzo dito alla terza posizione, quindi sul terzo tasto della terza corda, e facciamo la stessa cosa a partire dalla terza corda, giù, su, giù. Quindi vedi, ho fatto terza corda, prima corda e nuovamente terza corda. Dopodiché vado un po' più dietro, quindi al secondo tasto della terza corda, la stessa procedura per quanto riguarda la mia mano destra o se sei mancino la tua sinistra, giù, su, giù. Quindi terza, prima, terza. Dopodiché andiamo col primo dito al primo tasto della terza corda e nuovamente giù, su, giù. Adesso ti suono quello che per il momento abbiamo semplicemente immaginato con questo tipo di visualizzazione e ghost notes. Quindi abbiamo giù, su, giù. Poi vado a mettere il terzo dito. Giù, su, giù. Un po' più dietro. Giù, su, giù. Dopodiché andiamo sul primo tasto della terza corda. Semplicemente verso il basso. A questo punto andiamo a suonare i tre bassi che vanno a concludere questo piccolo finale che è anche chiamato turnaround. Quindi quinta corda a vuoto, giù, primo tasto, quinta corda, e concludiamo con il secondo dito al secondo tasto della quinta corda, che è il nostro accordo di Si settima. Risuoniamolo. Possiamo concludere con l'accordo di Mi settima, che sarebbe anche il primo accordo del nuovo chorus di Mi blues. Andiamo a fare adesso un'improvvisazione in blues solo guitar style e proviamo ad inserire questo turnaround in maniera naturale alla fine dei chorus. 1, 2, 3, 4. Thank you.
alla fine di questi due esempi in blues solo guitar style, mi sono andato a inserire a misura 11 e 12, quindi le ultime due misure, questa cellula melodica, questo turnaround molto popolare dopo l'accordo di Mi. Poi ho continuato con la mia improvvisazione. Bene, questo tipo di turnaround naturalmente è applicabile in altri posti anche della tastiera. Questo è quello in Mi, dove possiamo sfruttare le corde a vuoto e possiamo suonarlo anche qui, ad esempio. Oppure un'ottava più alta. Oppure su terza e quarta corda, quinta e quarta corda, quinta e quarta corda sui bassi, e addirittura bassissimo su sesta e quinta corda. Vedi, questo tipo di turnaround va integrato nel nostro vocabolario, quindi come fraseggio, perché è molto popolare e anche molto divertente da suonare. Chiaramente può essere applicato in tutte le altre tonalità. Quando lo suoniamo in Mi, partiamo sempre dalla quinta dell'accordo di Mi, quindi la nota di Si, e il secondo suono sarà la tonica, quindi il punto di riferimento sarà sempre la corda sottostante, quindi il Mi. Ad esempio, se andiamo a fare un blues in un'altra tonalità, come ad esempio in Sol, sarà questo. Vedi, abbiamo suonato con questo gruppo di note perché la nota più alta è il Sol, quindi la tonica. La stessa cosa può essere riproposta qui. Oppure qui. Oppure ancora abbiamo Re e Sol qui. Naturalmente in tutte le tonalità. Bene, per questo video è tutto. Se questi contenuti ti piacciono, ti invito a iscriverti al canale, a mettere mi piace e ci vediamo al prossimo video. Ciao!